Caro Brumotti, a gennaio Striscia la Notizia ha fatto vedere un tuo video sul problema della droga qui nella mia città, a Modena. Sei venuto in queste zone, quella della stazione dei treni e del parco 22 aprile, hai fatto le riprese e te ne sei andato, un po' come fai in tutte le città in cui vai a far vedere questi problemi. Ma quella che fai con il tuo stile ironico, secondo me, non è un'informazione completa sul problema della droga in Italia. Non si può ridurre un tema complesso a intrattenimento televisivo. I presunti spacciatori che ogni volta fai vedere nei tuoi video in giro per le città sono l'ultimo anello visibile di un sistema criminale molto più grande e complesso. Quelli che invece non si vedono quasi mai sono i consumatori che a loro si rivolgono per avere la droga. Consumatori molto spesso insospettabili che lavorano o studiano, integrati nelle città. E in questi casi i circuiti di rifornimento delle droghe diventano meno visibili, lontani dalle piazze dello spaccio che fai vedere nei tuoi video. In Italia i consumatori abituali sono stimati in 8 milioni. Il 2018 è stato l'anno dei record, con 123 quintali di droghe sequestrate. La spesa stimata per il consumo è di 15,3 miliardi di euro. Ecco perché andarsene in giro con un megafono nelle piazze dello spaccio non spiega assolutamente niente, perché l'offerta della droga è dovuta alla domanda sempre più crescente, che nasconde altri problemi che si trasformano in costi sanitari, economici e sociali. Questo bisogna spiegare.